Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è lunedì 26 di luglio del 2021, noi stiamo qui perché questo è un tempo di lettura, ma non una lettura qualsiasi, noi stiamo qui perché vogliamo leggere la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi stiamo qui a mezzogiorno su questo canale che tra l'altro ti invito a iscriverti, mettere un like, seguire tutte le notifiche, a poter assistere a tutti i video che vengono caricati non soltanto per leggere la Bibbia insieme, ma anche per la preghiera. Tu mi puoi mandare le tue richieste di preghiera, esattamente. Io voglio poter pregare al Signore nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo per la tua vita. Quindi partecipa anche te a Alba Nuova Potenza nella preghiera. Ogni domenica noi abbiamo modo anche di ascoltare la parola di Dio che viene trasmessa dal vivo e tu puoi partecipare sia con i culti di Cesena e di Rimini. È una grande gioia, un grande privilegio poter parlare dell'amore di Dio. Ebbene, durante questa puntata noi abbiamo il privilegio, anche questa mattina, un altro privilegio di concludere la lettura del libro di Secondo Samuele. Quindi noi leggeremo oggi, che è il 26 di luglio, il capitolo 23 e 24. Da domani, a Dio piacendo, incominceremo un altro libro della Bibbia, il libro di Primo Re. Quindi questa mattina Samuele, secondo libro di Samuele, capitolo 23 e 24, parola del nostro Signore. Queste sono le ultime parole di Davide. Parola di Davide, figlio di Isai, parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità, dell'unto di Dio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Lo Spirito del Signore ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra, dice Davide. Il Dio di Israele ha parlato, la Rocca di Israele mi ha detto, colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio. È come la luce mattutina, quando il sole si alza in un attimo senza nuvole, e con il suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare l'erbetta dalla terra. Non è così della mia casa davanti a Dio, poiché Egli ha stabilito come un patto eterno, ben regolato in ogni punto e perfettamente sicuro, dice Davide. Non farà Egli germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io bramo, ma gli scioglierati tutti quanti sono come spine che si buttano via e non si prendono con la mano, che li tocca si arma di un ferro e di un'asta di lancia e si bruciano interamente laddove sono. Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide: Iozeb Bassebet, il Tachemonita, capo dei principali ufficiali. Egli era Adino Leznita, che in un solo scontro sconfisse 800 uomini. Dopo di lui veniva Eleazar, figlio di Dodo, figlio di Acoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei riuniti per combattere, mentre gli Israeliti si ritiravano sulle alture. Egli si alzò, colpì i Filistei finché la sua mano sfinita rimase attaccata alla spada. Il Signore concesse in quel giorno una grande vittoria e il popolo tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi. Dopo di lui veniva Samma, figlio di Aghè, l'Ararita. I Filistei si erano radunati in massa. In quel luogo c'era un campo pieno di lenticchie. E mentre il popolo fuggiva davanti ai Filistei, Samma si piantò in mezzo al campo, lo difese e sconfisse i Filistei. Il Signore concesse una grande vittoria. Tre dei 30 capi scesero al tempo della mietitura e vennero da Davide nella caverna di Adullam, mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle di Refaim. Davide era allora nella fortezza e c'era un presidio di Filistei a Betlemme. Davide ebbe un desiderio e disse: «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme».
I tre prodigi aprirono un varco attraverso il campo filisteo, attinsero dell'acqua dal pozzo di Betlemme vicino alla porta della città e, presala con sé, la portarono a Davide, il quale però non volle bere, ma sparse davanti al Signore e disse: «Non sia mai, o Signore, una cosa simile. Dovrei bere il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita?» E non vuole bere. Questo fecero quei tre prodi. Abisai, fratello di Joab, figlio di Seruia, fu capo di altri tre. Egli impugnò la lancia contro 300 uomini, li uccise e si acquistò fama tra i re, tra i tre. Fu il più illustre dei tre e perciò fu dato loro capo. Tuttavia non giunse a eguagliare i primi tre. Poi veniva Benaia da Cabiseel, figlio di Ieoiada, figlio di Isai, celebre per le sue prodezze. Egli uccise i due grandi eroi di Moab. Discese anche in mezzo a una cisterna dove uccise un leone un giorno di neve. Uccise pure un egiziano di aspetto formidabile che teneva una lancia in mano. Ma Benaia gli andò contro con un bastone, strappò di mano all'egiziano la lancia e se ne servì per ucciderlo. Questo fece Benaia, figlio di Ieoiada, e si acquistò fama tra i tre prodi. Fu il più illustre dei 30, tuttavia non giunse a eguagliare i primi tre. Davide lo ammise nel suo consiglio. Poi c'erano Asael, fratello di Joab, uno dei 30, Elcanan, figlio di Dodo di Betlemme, Sama di Carod, Elica di Carod, Keles di Pelet, Ira, figlio di Iches di Tecoa, Abiezer, figlio di Anatot, Mebunai di Cusa, Salmon di Acoa, Maarai di Netofa, Caleb, figlio di Baana di Netofa, Itai, figlio di Ribai di Gibea, dei figli dei Beniamino, Benaia di Piraton, Idai di Naale Gaas, Abi Albon di Arbat, Asmavet di Barum, Eliada di Saal Bon, Beneiasen Ionatan, Sama di Agrar, Ayam, figlio di Sarar e di Arar, Elifelet, figlio di Aas Baai, figlio di un Macateo, Eliam, figlio di Aitofel, di Gilo, Kesrai di Carmel, Paarai di Arab, Igal, figlio di Nathan, di Soboa, Bani di Gad, Selec, Lamonita, Naarai di Beerot, scudiero di Joab, figlio di Seruia, Ira di Jeter, Gareb di Jeter, Uria, Litita, in tutto 37. Secondo Samuele capitolo 24, l'ultimo capitolo di questo libro. Il Signore si accese di nuovo d'ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo: «Va e fa il censimento di Israele e di Giuda». Il re disse a Joab, che era capo dell'esercito e che era con lui: «Gira per tutte le tribù di Israele, da Dan fino a Beer-Seba, e fate il censimento del popolo perché io ne sappia il numero». Joab rispose al re: «Il Signore, il Dio tuo, renda il tuo popolo 100 volte più numeroso di quello che è e faccia sì che gli occhi del re, mio signore, possano vederlo». Ma perché il re, mio signore, prende piacere nel far questo? Ma per l'ordine del re prevalse contro Joab e contro i capi dell'esercito, e Joab e i capi dell'esercito partirono dalla presenza del re per andare a fare censimento del popolo di Israele. Passarono il giorno e si accamparono a Aroer, a destra della città, che è in mezzo alla valle di Gad, e presso Iaser. Poi andarono in Galaad, nel paese di Tatima, Odisi. Poi andarono da Dan Yaanan
e nei dintorni di Sidon. Andarono alla fortezza di Tiro e in tutte le città degli Evei e dei Cananei e finirono con la regione meridionale di Giuda, a Beer-Seba. Percorsero così tutto il paese e dopo 9 mesi e 20 giorni tornarono a Gerusalemme. Joab fornì al re la cifra del censimento del popolo. C'erano in Israele 800.000 uomini forti, atti a portare le armi, e in Giuda 500.000. Dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, provò un rimorso al cuore e disse al Signore: «Ho gravemente peccato in quel che ho fatto, ma ora il Signore perdona l'iniquità del tuo servo perché ho agito con grande stoltezza». Quando Davide si alzò la mattina, la parola del Signore fu rivolta al profeta Gad, il veggente di Davide. «Va a dire a Davide, così dice il Signore, io ti propongo 3 cose. Scegliene una e quella ti farò». Gad andò dunque da Davide, gli riferì questo e disse: «Vuoi 7 anni di carestia nel tuo paese? Oppure 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici che ti inseguono? Oppure 3 giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti e vedi che cosa devo rispondere a colui che mi ha mandato». Davide disse a Gad: «Io sono in una grande angoscia. Ebbene, cadiamo nelle mani del Signore perché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini». Così il Signore mandò la peste in Israele e da quella mattina fino al tempo fissato da Dan a Beer-Seba morirono 70.000 persone del popolo. Come l'angelo stendeva la sua mano su Gerusalemme per distruggerla, il Signore si pentì della calamità che egli aveva inflitta e disse all'angelo che distruggeva il popolo: «Basta, ritira ora la tua mano». L'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Arauna, il Gebuseo. Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse: «Signore, sono io che ho peccato, sono io che ho agito da empio queste pecore che hanno fatto. La tua mano si volga dunque contro di me, contro la casa di mio padre». Quel giorno Gad andò da Davide e gli disse: «Sali, eregge un altare al Signore nell'aia di Arauna, il Gebuseo». Davide salì secondo la parola di Gad, come il Signore aveva comandato. Arauna guardò e vide il re e i suoi servitori che si dirigevano verso di lui. Arauna uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a terra. Poi Arauna disse: «Perché il mio signore viene dal suo servo?» Davide rispose: «Per comprare da te quest'aia e costruirvi un altare al Signore, affinché il flagello cessi di inferire sul popolo». Arauna disse a Davide: «Il re mio signore prenda e offra quello che gli piacerà. Ecco, i bue per l'olocausto, gli attrezzi per trebbiare e i gioghi dei bue che serviranno da legna. Tutte queste cose, o re, Arauna te le dà». Poi Arauna disse al re: «Il Signore, il tuo Dio, ti sia propizio». Ma il re rispose ad Arauna: «No, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla». Davide comprò l'aia e i bue per 50 sicle d'argento. Così costruì un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza. Così il Signore fu placato verso il paese e il flagello cessò di inferire sul popolo. Parola del Signore. Quindi noi oggi abbiamo concluso questo libro di Secondo Samuele, ma a Dio piacendo io ti aspetto anche domani per continuare la lettura della parola di Dio. Un forte abbraccio, rimani con il Signore camminando sempre nella sua parola. Perché? Perché questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Metti un like e condividi nel nome di Gesù.